Una cordiale buonasera da Fabio Sinatti e Pietro Verini. Bene, Pietro, qui stiamo commentando una manifestazione, campionato di società di corsa campestre, intanto qui sono, diciamo, le fasi preliminari di riscaldamento e poi andiamo direttamente sulla gara. Una gara direi particolarmente nutrita perché circa 170 gli atleti al via di questo cross lungo 10 km che una volta era distribuito un po' tra cross lungo e cross corto, quindi a vantaggio forse per quelli che fanno le lunghe distanze. Sì, no, in effetti da quando non c'è più il cross corto, quello di 4 km, il livello è molto più alto perché tutti gli atleti poi corrono. Sono riversati tutti su questa gara, sì, del cross lungo. Sul cross lungo, quindi si vede che ci sono molti più partecipanti, molti più atleti e la conseguenza è che comunque il livello si è alzato molto. Ecco, direi che la nostra squadra, la squadra della Polisportiva di Pociano, in questo caso qui, per quanto riguarda gli aretini, era veramente al completo e quindi avevamo, diciamo, delle ottime chance fin dalla vigilia, diciamo così, ecco, con Niola, con Yassin e poi con tutto il gruppo, compreso Frate, Lorenzo Rossi, poi dopo c'era Alessandro Tartaglini, Giacomo Ragazzini, insomma, quindi c'erano un pochino tutti, Simone Lanzi che è andato molto, molto forte direi in questa circostanza, veramente insomma è emblematica, e poi anche Martinelli, il giovane atleta che si è presentato quest'anno con i nostri colori, quindi direi una squadra omogenea, tutto sommato, insomma, al di là di tutto, ecco, abbastanza omogenea, però ovviamente gli avversari erano anche di un certo livello, quindi dovevamo noi contenere un pochino alcune cose che poi invece in realtà sono andate direi molto bene. Ma io direi proprio di sì, adesso dobbiamo aspettare di correre la seconda prova, cioè, quindi incrociamo le dita, però già dopo una prima prova così, insomma, l'esperienza ci insegna che abbiamo già acquisito un po' di vantaggio anche nelle squadre, diciamo, che ci seguono, quindi un terzo posto che ovviamente era insperato, penso alla vigilia, anche se ci si contava molto. Sì, consideriamo che poi El Khalil ha avuto un problema, esatto, muscolare, si è dovuto fermare e quindi comunque siamo arrivati terzi, forse potevamo arrivare anche secondi, ma un'altra cosa da considerare è che forse siamo uno dei pochi gruppi che corre con tutti gli atleti della zona, esatto, non facciamo acquisti, non facciamo mercato appositamente per andare agli italiani, no, considerando che le squadre che ci seguono poi o anche quelle precedenti sono tutti atleti che alcuni dei quali vengono dal sud Italia oppure dal nord Italia, infatti come fa l'Alpe Puano, insomma, per esempio. E poi dietro, diciamo, l'Atletica Castello che non aveva presente chiaramente il nerettino, chiamiamolo così, lo straniero, che probabilmente può darsi sia presente nella seconda fase, ma insomma, ecco, già ci dà dei presupposti che tutto sommato, diciamo, con le nostre potenzialità possiamo sicuramente dire che nelle prime 5-6 società in Toscana ci siamo nonostante tutto. Sì, questo io sono convinto, insomma. Poi ecco, abbiamo visto, intanto vediamo Yassin, prima abbiamo visto Nicola che direi è un po' il perno, diciamo, di questa squadra tirolina che non sbaglia mai gara, insomma, ecco, anche se poi nel finale ha lasciato, diciamo, due posizioni che probabilmente un pochino più di malizia potevano dargli maggiore prestigio. Attilio è una garanzia, anche quando sbaglia gara va bene, è fortissimo. Ecco, fortissimo. Poi il giovane invece, anche Lorenzo Rossi e Lorenzo Martinelli, che sono partiti un pochino cauti, però abbiamo visto che poi nel finale hanno recuperato discretamente, quindi insomma direi che la squadra, è vero che la giornata era positiva, è vero che anche il percorso non è un percorso particolarmente pesante, quindi per certe caratteristiche dei nostri atleti forse è andata bene così, un po' meno forse per Attilio Niola, che probabilmente lui nei terreni pesanti. Sì, io l'ho detto, se c'era il terreno pesante, secondo me quelle due o tre posizioni che ha perso proprio nel finale non le perdeva sicuramente, esatto. Però ecco, direi questo percorso molto movimentato, diciamo da un punto di vista forse un po' troppo dispersivo, ecco, con uno spazio del genere potevano forse sfruttarlo meglio nella parte più centralizzata, però comunque sia correvano molto bene perché mi sembra da un punto di vista degli appoggi non c'era difficoltà, a parte questa discesa qui, no, un pochino a rischio, se fosse stato bagnato sarebbe stato molto, ecco, pericoloso. Due cose, sicuramente questa discesa se c'è bagnato uno può rendere il percorso un po' più articolato, più tecnico, però quella più che tecnico crea dei problemi, se c'è il fondo bagnato lì certo. Non è fattibile, quell'angolo va tagliato leggermente.
E poi ecco qui ovviamente la parte da padroni l'hanno fatta gli atleti del Parco Alpi Apuane, che con il suo presidente Poli erano qui agguerritissimi, oramai vogliono rispecchiare la, diciamo, la vittoria degli anni passati, e anche quest'anno hanno le credenziali per poterlo fare, nonostante la punta che l'anno scorso avevano. L'atleta che poi vinse la scalata al Castello quest'anno, ahimè, purtroppo ci ha lasciato. Hanno uno squadrone, poi consideriamo che lo stesso Dennista che è arrivato terzo fino all'anno scorso era dell'Alpi Apuane anche lui. Esatto, quindi cioè... è andato diciamo con la Virtus Lucca, che tutto sommato è una squadra ha fatto una bella squadra, che ecco sono arrivati secondi, diciamo è vero che sono arrivati secondi a circa 28 punti di distanza e noi invece a 14 punti dalla Virtus Lucca, quindi considerando tutto, come dicevi prima te giustamente, se tutti i nostri fossero stati nelle condizioni ideali può darsi che anche il secondo posto si poteva raggiungere. Però direi io alla fine, quando ho visto le posizioni, rimasto estremamente soddisfatto per quello che siamo riusciti a fare. Ecco, qui stanno, alcuni evitano l'ostacolo che forse tutto sommato qui forse era meglio lasciare andare normalmente, cioè questa interruzione abbastanza relativa, diciamo, di questo piccolo ostacolino qui serve ben poco, insomma, ecco, detto fra noi, deve essere più quasi un ostacolo naturale, mentre sì, vediamo qui il passo dei battistrada è nettamente, diciamo, superiore, eccezionale. Insomma, questa squadra qui è molto, molto forte, perché con Terrasi, questo atleta. Questo era Scaini, che è appena passato, visto. Scaini che si è ritirato. Scaini, esatto, che si è ritirato. Scaini, quindi anche nel gruppetto, diciamo, di testa. Insomma, quindi hanno fatto una squadra e una partenza in cui i primi 4-5 erano tutti del Parco Alpi Apuane. Poi si è inserito nel mezzo del Nista e anche. Massimo Mei, insomma, ecco un altro atleta. Qui intanto vediamo anche Ghinassi, Nicolò Ghinassi, atleta retino, che ha vinto invece la gara della categoria juniores, quindi è andato molto forte. Qui ancora, ecco, per dire il Calille, che dopo ha avuto quell'infortunio e fra l'altro sarà insieme a Rossi e 3000 Ancona, quindi una gara che in settimana farà queste 3000, vedremo un po' come andrà. Dato molto forte, direi, anche Cardelli. Giuseppe Cardelli e Simone Lanzi, che rispetto alle due gare precedenti, sia di Rezzo che di Policiano, è andato veramente molto, molto costante, molto forte. Quindi direi, però ecco, ho visto che era proprio battaglia anche fra i nostri atleti, in questo caso qui, quindi si dava una battaglia, ognuno cercava chiaramente di rintuzzare l'altro, ma questa è stata stimolante anche, come poi sentiremo anche da parte... Il compagno di squadra è sempre, esatto, sempre uno Alessandro stimolo. Tartaglini, diciamo che direi ha fatto una gara eccezionale. Ecco, te come sei andato? Io no, rispetto alle campestri degli anni precedenti, insomma, sì, no, era stata una giornata direi proprio storta per me, ma da subito non sono mai riuscito ad entrare in gara, anche più o meno i miei riferimenti anche di atleti di altri gruppi io ce li ho, insomma, non sono soddisfatto, ecco, via. Ecco, considerando invece qui proprio qui il gruppetto, vedi Simone Lanzi insieme a Alessandro Annetti e Cannucci, più o meno atleti che poi si conoscono, quindi oramai anche dalle corse sì, su strada. Sì, io anche guardando loro mi immagino, di solito Alessandro, se è l'Alessandro che conosciamo noi, mi direi che doveva arrivare più o meno dove c'è il Cardelli. Esatto. Cioè, Simone ha fatto una bella gara, il Rossi, Alessandro si è superato, però ecco Alessandro, l'Annetti solitamente dove c'è il Cardelli, io direi. Sì, forse è calato proprio nella seconda parte della gara, è rimasto un pochino fermo, è rimasto un po' bloccato. Non era un percorso facile, Sì, no, certo, sì, certo, no, anche facile. Perché poi, ecco, cioè, è un percorso da passista, chiamiamolo così, ecco, ritmo. Tutta questa velocità, tutto questo che ritmo che hai nella parte bassa, quando fai quello strappo, poi ti crea... Quello strappettino di 20-30 metri, insomma, sono abbastanza importanti, qui intanto vedevo, proprio si girano perché controllano, qui c'è un attimo di recupero, però bisogna stare molto attenti, questa discesa, come dicevamo prima, se ci fosse stato anche un minimo di pioggerellina, oppure sarebbero lì, la metà sarebbero cascati. Sì, ti fai fuori le caviglie lì. E qui intanto vediamo Attilio Niola che sta preparando addirittura la Roma Ostia, però ecco, è un portacolore importante, insomma, per quanto riguarda i cross. Io direi che è un personaggio che, se avesse creduto qualche anno prima nelle sue potenzialità, poteva veramente... Attilio penso di sì, Attilio poteva essere, se iniziava a correre prima, era nel gruppo di testa, vince queste gare. Sì. È fenomenale Attilio. Che poi c'ha una forza estrema. Lì ci sono atleti che secondo me, quelli che sono con cui ha fatto bagar lui, fanno i professionisti. Io Attilio sono convinto che faccia tutto meno che... Sì, no. Questo è tutto talento. Molto sì. Anche la determinazione, comunque, quando lui gareggia, ovviamente
ha una predisposizione a soffrire e al tempo stesso quindi a raggiungere anche determinati obiettivi. Sì, questa è la sua caratteristica. Intanto ecco, vediamo sempre la coppia Simone e Alessandro Annetti che correvano bene. Dietro, vedi, sta ricordando tutto il terzetto, vedi, insieme. Cartaglini, Martinelli e Rossi che stanno crescendo. Ma bene, io sono ben lieto perché vedo questi ragazzi molto motivati. C'è l'età. E quest'anno, diciamo, l'obiettivo è quello anche di poter fare campionati di società di corsa su strada, quindi... No, poi sei hai degli atleti di quell'età che ti crescono in casa, tanto di guadagnato. Ecco, esatto, poi sappiamo insomma, che anche l'anno prossimo potrebbe aggregarsi qualche altro soggetto, diciamo, anche a Retino, che insomma, ecco, se poi l'appetito viene mangiando, se vedono che le cose riescono bene, c'è la volontà, il gruppo si potrebbe veramente formalizzare. Io direi anche l'inserimento di Alessandro Tartaglini, che domenica nessuno stupito. Poteva immaginare, nessuno poteva immaginare che potesse nemmeno lui raggiungere domenica un risultato così importante, quindi già sta crescendo moltissimo, ma è motivato, poi viene da uno sport, dal ciclismo anche lui, quindi ha sofferto fra virgolette, però è riuscito anche ad emergere e nello spazio di poco più di 2 anni insomma ecco è cambiato radicalmente, insomma ora è diventato un personaggio che bisogna guardare, bisogna guardarlo insomma. È cresciuto tanto Alessandro, sì. Ecco qui intanto vediamo anche Giuseppe Cardelli, chiaramente 3 giri che lo stavi tallonando diciamo alle spalle. 5 giri sono abbastanza tosti, eh? Poi un percorso in questa maniera molto molto allungato. Io ero particolarmente stanco, di solito quando sto bene non mi preoccupo dei giri, invece questa gara qua, al terzo giro, ero già preoccupato, io sapevo che dovevo portarla in fondo soffrendo più del solito. La campestre è tremenda comunque, vedi tra i ritiri, tra chi molla, tra chi... Sì. No, considerando una giornata storta qua ti passano in 20. Ecco, c'erano molti atleti, io l'unico, l'ho fatto presente anche un po' anche alla federazione, forse in una gara in questa maniera, diciamo, determinati atleti, diciamo anche di una fascia d'età superiore, capisco che fa piacere a tutti correre, però forse in questa occasione qui sarebbe stato opportuno non far gareggiare persone, insomma, ultra sessantenni, insomma, ecco, al di là che possono essere di prestigio, può essere una soddisfazione, insomma. Per i doppiaggi? Esatto, cioè, dopo diventa quasi, non dico umiliante, ma insomma, per quel motivo lì, insomma, ecco, essenzialmente. Però, giustamente, ognuno vuole provare, vuole tentare di fare determinati risultati, quindi anche per dire c'era anch'io, c'ero in questa fase. Sì, no, è chiaro, certo che sì, magari i doppiaggi può dare un po' fastidio. E qui intanto ecco, vediamo proprio, direi che sono andati un po' sottotono gli atleti anche della Sestini, che forse a Rigucci pensavo che fosse un pochino più in forma, Massimo, invece l'ho visto un po' giù, sottotono forse. Massimo ha qualche problema, so che non sta bene, ha qualche problema alla schena. Invece non è andato male il Mubarchi, che l'avevamo visto molto tenace in occasione della corsa di Arezzo, e quindi diciamo è un personaggio che può crescere senz'altro, 32esimo assoluto, quindi tutto sommato non male. Un altro atleta che è andato in difficoltà è Taos del Fiorino. Esatto, anche Zaccaria. Lui si era posizionato nelle prime posizioni, cioè nel gruppo diciamo con i nostri. È saltato anche lui perché è arrivato dietro di me, è saltato. Esatto, e anche quello lì è andato molto forte, invece Dibra, un altro atleta diciamo del Fiorino, che di Rapolano, però un ragazzo che ho visto molto tenace anche lui, sono cresciuti, ma io l'impressione di Giuseppe Cardelli, che ovviamente pensavo non avesse diciamo quei risultati, invece la grinta di questo atleta ha battuto Gioffre, ha battuto Cannucci, insomma, voglio dire, quindi è sempre un atleta, si sta bene, è andato forte veramente Beppe. E qui ecco vediamo proprio quando cominciano un pochino a staccarsi, poi vediamo che anche Alessandro sta recuperando l'altro Alessandro Tartaglini che recupera Alessandro Annetti, poi Martinelli direi che nonostante non prediliga, cioè non abbia favore diciamo del pronostico nei cross, secondo me è stato molto bravo, ha dato prova di maturità, è andato molto bene. Cristian Taras un pochino in difficoltà, l'ho visto un po' dietro, però sai anche lui cross, poi quest'anno ha fatto diverse maratone, quindi probabilmente poi a lungo andare si risentono insomma anche queste gare così. Questo è l'atleta che è quello che ha vinto. E qui siamo proprio nelle fasi finali un po' della competizione. Il secondo questo che passa. Sì, è Scialabba. Scialabba, quindi il compagno di squadra di Terrasi, Scialabba del Nista, poi May, che lì hanno lottato proprio qui siamo proprio all'ultimo giro prima di poi andare a
inserirsi. Ecco, qui vediamo Attilio addirittura era sesto, era, quindi nel finale si è fatto superare. Brancato è sempre la Romostia ogni anno, da Brancato e da Verona. Poi Petrucco, anche l'altro atleta dell'Alpi Pane, è un atleta però, da 1,5 ne sei nella mezza anche però lui. Come dicevi giustamente te, se lui avesse avuto un percorso un pochino più pesante, no, mai più. Quelli dietro sarebbero, no, probabilmente avrebbero accusato, insomma. No, secondo me sì. Un percorso come c'è stato Luca anche un paio d'anni fa, col fango. No? Esatto. E ora c'è la prova di Empoli il 26 di febbraio, che chiaramente sarà la resa dei conti. È un percorso un pochino più impegnativo quello di Empoli. Credo di sì. Indipendentemente poi dal terreno. Più nervoso. Esatto. Quindi è un percorso un pochino più tosto, perché sali, scendi, ci sono varie variazioni di ritmo. Insomma, quindi sarà una gara molto più insidiosa. Sicuramente sarà molto più agguerrita, perché alcuni non ci stanno di rimanere un pochino dietro. Quindi vedremo un po' le squadre rinforzarsi proprio nella seconda fase. L'anno scorso l'abbiamo dovuto fare noi in extremis, quest'anno non dico che si dovrebbe vivere sugli allori, perché non è mai detto, quindi quelle cose finché non hai finito una gara non saprai mai quello che accadrà. No, però poi insomma, i calcoli in questo sport non si possono fare. Però ecco, diciamo, avendo un vantaggio abbastanza importante, insomma anche di 20-30 punti, però se sono parecchi, l'iscrizione si fa la svelta. Deve succedere qualcosa. Bravo, insomma. Bravo. E qui intanto vediamo l'arrivo di Ghinassi Niccolò della Wisp Atletica Siena, atleta aretino che ha vinto la categoria juniores, e quindi mentre gli altri ancora dovevano proseguire per il giro successivo. E qui vediamo anche loro che devono contribuire. Sì. Qui vediamo Gioffre, intanto Cannucci, Lanzi. Poi Lanzi, ecco qui li vediamo proprio che transitano dalla zona del traguardo. Qui c'è questa salitella sulla sinistra che sicuramente a lungo andare l'avete sentita, insomma. È stata abbastanza particolare. Qui ecco uno scorcio dalla parte bassa del tracciato, che sicuramente la parte è un po' più bellina anche da potersi vedere. E qui vediamo l'arrivo di Alessio Terrasi del Parco Alpi Apuane, che ha staccato il compagno di squadra Giorgio Scialabba, e poi è volata per il terzo posto tra Daniele Del Nista e Massimo Mei, la spuntata l'atleta più giovane, direi così, di 2 anni della Virtus Lucca. Eccolo qui Daniele Del Nista, che è anche più veloce, mentre Mei è più diciamo uno scalatore, quindi chiaramente la volata finale è un pochino più difficoltosa per lui. Poi abbiamo visto Patrucco Alessandro, sempre a Piapane, Verona Giacomo, questo qui è un giovane ragazzo del 92. Poi Brancato, eccolo qui l'atleta Brancato, che proprio nel finale tutti e due hanno superato Attilio Niola. E comunque un bel risultato. Sì. Poi Scantamburlo, figlio d'arte, questo gareggiava con me il padre. Poi Danilo Ruggero, eccolo qui, altro atleta anche visita. Beppe Cardelli, Cannucci questi. Eccolo qui, Cannucci, sì. Gioffre Michele. Ristori Alessio. Poi abbiamo Poletti, Di Brandi. Questo è Di Brandi. Ecco, arriva Di Brandi. Qui dovrebbero arrivare poi gli altri nostri. Prestianini, che viene proprio battuto in volata da Lorenzo Rossi, che ora vedremo un pochino il 3000 che farà Ancona. Poi Simone Lanzi. Poi Mirandola. Ecco, qui stanno scendendo giù via via un pochino tutti gli altri. E ora arriva anche Alessandro Tartaglini, proprio nella volata finale. E qui fanno una grandissima volata Tartaglini, che l'ha vinta Bonacchi Marco e poi Alessandro Annetti. Ecco questi atleti nei 60 metri finali, che se ne abbiamo passati tre. Questo chiaramente è un rettilineo che se uno ha ancora un po' di ecco che intanto vediamo Martinelli bravissimo giunge dal traguardo, poi Cristian Taras e il Mubarchi. Eccoli, sono questi atleti adesso tutti. Era questo il mio gruppo, ma c'è il Martelli, questo, c'è il Fois. Che Fois, qua dovevo essere io almeno. Fois è un pochino sottotono anche lui, a parte anche lui non è più giovanissimo, no. Anche, quindi è chiaro che poi, eccoli qui che arrivano, arriva anche Malvin la banca, domenica. Attilio è stato il migliore, diciamo, della nostra squadra, direi una bella prestazione stamattina. No, quella sì, una bella prestazione, un bel percorso. Ora questo strappettino qui alle nostre spalle, quello spezza un po' le gambe, però una bella prestazione, una bella gara si è fatta. Soddisfatto della tua prova? Sì, un bel 32-14, posso dire anche soddisfattissimo. Allora Lorenzo, direi sei andato in... Abbastanza bene, perché l'ho fatta praticamente in progressione, visto le condizioni non ottimali, quindi non ho voluto esagerare sin dall'inizio, però dai, sono contento, quindi la squadra è arrivata credo abbastanza bene a livello di posizioni, quindi continuiamo così.
Forse non si credeva, ma qui l'esperienza ha contato molto. Sì, diciamo che sono contento, anche se la forma fisica ancora non è, diciamo, buona, però ho avuto delle buone sensazioni, cose che nelle ultime settimane invece ho stentato un po' a ritrovare. Sono contento, dai, una giornata positiva. Diciamo fino a metà gara stavo discretamente bene, poi evidentemente manca la resistenza, perché poi gli ultimi due giri ho sofferto parecchio e ho toccato fare anche una bella volata con Alessandro Tartaglini che mi ha dato una bella lezione. No, sono contento, è andata bene, poi Ale mi ha aiutato alla fine, si è messo davanti lui, mi ha portato quasi all'arrivo. Oh, è andata bene, dai. Diciamo che oggi la prendiamo come punto di partenza, dai. Abbiamo finita, non era poco finire perché le mie condizioni fisiche non sono eccellenti, però sono contento, è venuto, insomma, se, l'abbiamo, siamo fiduciosi per le prossime gare. Ora siamo con il rappresentante nazionale della FIDAL Vaiani Lisi Gerardo, Aretino Doc, che era presente qui come osservatore un po' di questa, di questi campionati di società, prima prova, un po' un'impressione sulla gara, Gerardo. Allora, il percorso ottimo, l'organizzazione lo stesso, dovremo cercare in seguito di creare intorno a questa bellissima cornice delle strutture per avere anche una gara nazionale. E adesso passiamo alla gara femminile, una gara femminile composta di una settantina di atlete al traguardo, direi tutto sommato un buon numero di partecipanti. Pietro, nonostante anche la qualità, fatta ovviamente eccezione per la vincitrice, un'atleta straniera che ovviamente ha fatto un po' gara per conto suo. Sì, no, sicuramente l'atleta straniera che ha vinto la gara femminile messa nella gara maschile si sarebbe piazzata bene. avrebbe fatto male. Avrebbe fatto un ottimo risultato, io credo. Sì, sì. E poi ecco, ovviamente qui si sono collocate nelle posizioni di testa, diciamo fatta eccezione nei primi giri dove era presente anche la Romano Giada, atleta di spicco nazionale che ha fatto anche la 5 Mulini. Per il resto, insomma, ci sono anche atlete abbastanza, non più giovanissime, che si sono collocate nei primi posti. Insomma, guardi a pensare per la marocchina Mohamed Mahmoud del gruppo sportivo femminile del 76 al secondo posto, oppure la Caroline Tenisi del 1979, del 68 addirittura la Gianotti Tiziana giunta sesta assoluta. Insomma, quindi direi anche una presenza delle master che stanno un pochino dominando. Forse manca qualche giovane emergente. A livello femminile, sì, questa cosa è ancora più marcata rispetto alla batteria al cross di 10 km degli uomini. L'età è un po' più alta, in effetti le prime posizioni nella gara maschile sono ragazzi che hanno poco più di 20 anni. Ecco, direi che si è piazzata molto bene una maratoneta Aretina che tutto sommato forse non l'avevamo vista così pippante nelle cross, l'abbiamo vista domenica scorsa qui ad Arezzo e si è ripetuta anche in occasione di questa prima prova del campionato città, la Emanuela Martinelli, che direi è andata molto molto forte. Un'atleta forte, un'atleta poi molto solida. Sedicesima assoluta, insomma, sedicesima assoluta, ha messo dietro parecchie atlete anche molto, di maggiore spicco. Sì, 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 ecco, qui vediamo che lotta insieme alla Bilardinelli Roberta, insomma, che poi alla fine gli rimane dietro, come la Mugno, insomma, altre atlete che in altre circostanze erano fra i primissimi posti, insomma, quindi chiaro che sta cambiando un pochino anche la fisionomia, diciamo, di queste gare, forse anche percorsi diversi, non lo so, questa che è più una gara forse con il percorso in questa maniera più per un passista, quindi per un maratoneta può darsi che possa essere stata più favorevole. Sicuramente è una gara molto dura la campestre, comunque come approccio, ecco, uno che è abituato a soffrire, a fare le maratone, si approccia molto bene una gara come questa. Esatto. Ecco, qui diciamo che la squadra della Polisportiva di Polisciano, che è giunta poi nona come società, mentre quinta è arrivata la Teleca Settini, quindi si è piazzata molto bene anche da un punto di vista, diciamo, delle società. Ecco, era molto rimaneggiata con tre atlete soltanto, c'è stata la defezione da Camilla Fontani, che forse in un percorso in questa maniera poteva senz'altro dire qualche cosa. Poi la Genziana Cenni, che ovviamente sarebbe stata un po' il personaggio, diciamo, da collocare nelle prime 10 posizioni assolute. Ecco, qui intanto vediamo lo spazio, diciamo il tratto di salita breve ma molto intenso, che ha rotto un po' le gambe a tutti gli atleti. Sì, tagliava le gambe, anche nel tratto successivo ti restava un po', non riuscivi a cambiare passo immediatamente, non era facile questo pezzo.
Ecco, qui intanto vediamo proprio transitare le varie atlete nel tratto di salita, che poi dopo recuperavano nella specie, diciamo, di quel rettilineo sopracosta, chiamiamolo così. Sì, a mezza costa. A mezza costa, sì. E qui intanto vediamo la Tiberi Lucia un po' in difficoltà nella salita, anche lei, come la Barneschi Francesca, forse ancora un po' dietro alle determinate, diciamo, condizioni. Poi vediamo chi la Moretti, abbiamo visto la Canuto in precedenza, insomma, ecco. Quindi atlete che cercano ovviamente qui di non perdere più di tanto per poter poi recuperare nel rettilineo, nel piano, oppure anche nella piccola discesa che ci sarà dopo circa altri 200 metri. Intanto vediamo anche la Monacchini Elisa, altra atleta che, diciamo, ha portato insieme al Chierici Katia e Moretti Silvia, diciamo, la squadra a questo punteggio. Ma direi che si sono evidenziate, che in altre occasioni non avremmo mai visto, Nicoletta Sandarelli, che viene dalle corse su strada di tutto tipo, e quindi si è messa in gioco anche sui cross. I campestri sono gare che a me personalmente piacciono molto, trovo che siano molto anche affascinanti, proprio possibilità stessa di competere con gli atleti più forti che ci sono in Toscana. Ecco, qui intanto vediamo poi ancora gli atleti che stanno transitando in questo rettilineo, in questo, diciamo, tratto di salita che ovviamente mette in difficoltà. Intanto vediamo lì Vaianisi Gerardo, che l'abbiamo sentito in precedenza e che ci sta mettendo qui, diciamo, proprio un passo molto più fluido da parte della Battistrada. No, corre bene, io nemmeno a livello maschile, i primi non corrono così bene. Come questa ragazza. Ecco, qui vediamo proprio anche queste giovani ragazze. Abbiamo visto la Romano Giada transitare prima e andare molto forte. Qui la marocchina, che era molto dietro, poi ha recuperato nel proseguo della competizione. Quindi significa che ha fatto una gara molto accorta. Insomma, qualcuno. Secondo me, comunque, la prima delle donne nei 10 a livello nella gara maschile ci arriva. Io credo di sì. Sì. Guardavo adesso la falcata, no. Da come correva. Sì, molto facile, non aveva neanche avversari. È vero che fa il cross da 6, però comunque non va molto più in là. Ecco, qui intanto vediamo proprio un'altra atleta che è andata molto bene per quanto riguarda la categoria juniores, che gareggia dopo, diciamo, nel settore femminile. È stata la Fabri Arianna, che ha vinto, quindi un'altra retina nelle categorie juniores, quindi una retina che hanno vinto questa prima prova. Insomma, quindi è importante anche per far capire che il movimento in teoria ci sarebbe, se ci fosse la possibilità di creare una struttura, diciamo, globale a retina, direi che non saremo da meno rispetto alle altre province. Da quelle altre province, con i nostri atleti, sto dicendo, perché c'è la Lamari che la fa un po' da padrone, ma ha solo il gruppo femminile, poi esatto. No, apposta. Quindi ora è chiaro che qui anche le nostre ragazze, se si mettessero tutte insieme, potrebbero veramente fare qualcosa di buono. Insomma, ecco, le donne qualche volta sembrava che avessero difficoltà sugli ostacoli, invece vedo che le superano molto facilmente. Sì. Quindi questo fa capire anche la dinamicità che c'è anche nel competere così. Intanto, ecco, ricordiamo anche che la gara, diciamo, successiva, la seconda prova, sarà ad Empoli il 26 di febbraio. Nel frattempo ci saranno anche un'altra prova del Grand Prix, intanto che vediamo la Moretti Silvia, che sarà a Montepulciano quest'anno, fra l'altro la prima volta una gara itinerante di 14 km nel verde, quindi una strada bianca, anche quindi può servire come ritmo per la gara, diciamo, proprio di cross. È una gara anche molto premiata, quindi potete andare sul sito della podismo.tv e potete trovare anche questo nuovo regolamento di questa gara che Nofroni Massimiliano ha, diciamo, organizzato insieme alla sua società, diciamo, della Chianina. Ecco, alcuni di questi intanto faranno anche la mezza maratona di Verona, come il Calille, quindi se non avrà problemi e infortuni e poi ritornerà un'altra volta alla campionato di società. Insomma, quindi vedremo fra le indoor, fra i cross, fra le corse su strada, poi questo mese servirà intenso, servirà, diciamo, per potersi preparare e poi buttarsi a capofitto sulla seconda prova, che poi avvicinerà a Gubbio per quanto riguarda il campionato di società. La scenografia di Gubbio sicuramente è una scenografia molto spettacolare, quindi l'anno scorso l'abbiamo vista, quest'anno si ripeterà, e penso, se le condizioni meteo saranno belle, sarà veramente un grande spettacolo. Vedremo anche atleti italiani forti che potranno dire la loro. Intanto che vediamo la Emanuele Martinelli, molto determinata anche proprio in questa occasione qui, tenace, quindi è andata molto 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 bene.
Quindi questo fa, ecco, l'abbiamo visto anche la Prunea Simona della Rocchiella, atleta che l'abbiamo vista protagonista anche in occasione dei campionati italiani master di atletica leggera. Bernardinelli Roberta. Roberta Bernardinelli, anche lei forse ha usato poco, però sai, chiudiamo la Strella, intanto molto leggerina, atleta della Atletica Castello, anche lei che sta spingendo molto. La Tiberi Lucia invece sempre in una tenace, poi c'è dietro anche la Silvia Moretti che... l'ho vista non male considerando, diciamo, le condizioni iniziali, sta riprendendo. Poi abbiamo ritratto Massun e via via si stanno, ecco, avvicinando verso la zona del traguardo. E qui andiamo alla Romano Giada, quella che ha vinto, sì, della categoria allieve, un atleta forte, ma anche da un punto di vista proprio tecnico, una atleta che viaggia fortissimo. Non so se era... Avevano due giri? Loro avevano due giri, sì. Qui vediamo altri atleti dell'Asics Marathon che giungono dall'altra parte, mentre qui intanto, ecco, vediamo che girano alcuni, ecco, qui forse c'è stato un po'... Devono fare forse una doppia fila. Io invidiavo gli allievi, quando al terzo giro si firmavano. Perché... Se... È bello, forse, tre giri è bello. Esatto. Forse sotto questo aspetto qui tre giri sono sufficienti, anche perché poi cominci il quarto giro e avete doppiati, quindi già diventa, non so, si dice, ma come siamo? Siamo davanti, siamo dietro, ci sono qualcuno, insomma, quindi c'è un po' di incertezza. Invece con tre giri li vedi tutti lineari, davanti non c'è nessuno che hai doppiato oppure che ti possono avere doppiato, insomma, ecco. E quindi questo... Questa è la Cavallini. Poi vediamo la Bertolotti, la Gianotti, ecco, che giungono al traguardo, insomma, quindi siamo un po' a conclusione di questa trasmissione. Ecco, un po' un presupposto per le prossime gare, Pietro. Innanzitutto direi che la gara più importante che è la seconda prova dei regionali ad Empoli. La speranza è, comunque incrociamo le dita, di qualificarci. Il percorso è molto bello, a me piace molto, me lo ricordo l'anno scorso, anche è spettacolare, molto tecnico, sì, c'è tutto, leggeri saliscendi, ci sono le curve in mezzo a un tratto di bosco, è molto bello, a me è piaciuto molto. Ecco, sicuramente la squadra, cercheremo di recuperare il Khalil, forse anche Fabio Guidelli, quindi con veramente sì, mancava anche Fabio, si infatti potrebbe essere al completo in quel caso lì, insomma, ecco, l'esperienza abbiamo visto che come numero quest'anno forse è uno degli anni dove siamo di più, esatto, anche perché ci sono state meno defezioni, insomma, ecco. Meno defezioni, poi c'è il Martinelli, c'è, sì, il Tartaglini, sì, sì, sì. Esatto, ci sono più ragazzini che sta crescendo anche lui, un bel gruppo comunque, no è un gruppo fra l'altro anche molto omogeneo, quindi questi ragazzi livello medio alto, se si trovano d'accordo, diciamo, vogliosi di fare, c'è la possibilità di sbizzarrirsi, quindi c'è la possibilità veramente di fare anche questa esperienza nei campionati di società di corsa su strada, che saranno quasi tutti a settembre, quindi dovremo lavorare per quel periodo lì in cui c'è la mezza, ci sono i 10.000, quindi vedremo un po', e poi i 10.000 invece su pista, che tanto che veniamo la Monacchini, giungere al traguardo. Ma io ho visto che ci sono dei campionati anche 10 km a Mantova, esatto, a giugno. E potrebbero essere, allora, organizzati sicuramente da un amico di Stefano, di suo fratello. Riguarderemo per bene, intanto vediamo anche la Chierici Katia aggiungere al traguardo.